Sapete, negli ultimi mesi sono stati veramente pochi i giochi in uscita che mi sarebbero interessati così tanto come Saints Row. E dopo aver giocato tutti quanti gli altri capitoli, eccoci finalmente con l'arrivo del reboot. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, l'ho detto più di una volta, questo gioco quando l'hanno annunciato ero veramente contento. Da una parte avrei preferito che continuassero la storia dei giochi precedenti, ma d'altra parte, come ho già detto, sono veramente contento che finalmente possiamo mettere le mani su un altro gioco di Saints Row. Il gioco si trova dentro questo zaino bellissimo che sto personalizzando nel tempo con portachiavi e spille di ogni tipo e, aprendo questo bellissimo zaino, troviamo la nostra copia di Saints Row. Oltre al gioco abbiamo ottenuto anche, apriamo un'altra zip, il nostro bonus pre-order. Bonus pre-order che tra l'altro sono dovuto tornare indietro a riprendere perché la commessa, poverina, si era dimenticata di darmelo. Ma siccome era tanto caruccetta ed è stata tanta brava e mi ha anche regalato un'altra spilla, una di Magic, ho detto va bene, la perdono. Spilla che ho deciso che metterò qui. Eccola qua, bella grossa. Ecco fatto, una bella aggiunta alla mia collezione. Lasciando da parte le spille e i fenicotteri rosa costati un euro, direi di dare subito un'occhiata al bonus pre-order prima, no? Lasciamo da parte un attimo il gioco principale per vedere le stronzatine che ci hanno regalato. Regalato, le ho pagate, mica troppo. Allora, questa è solo una scatola, ok? Però aspetta un secondo, su questa scatola c'è Killbane. Oh no, almeno credo sia Killbane. Spero di... non lo so, non so cosa pensare. Poi abbiamo trovato degli adesivi, tra cui questo molto simile ai Ronin. È il Chubacabra. No, però questo qua che sembra veramente i Ronin e Killbane mi stanno facendo pensare. Oh no, cosa succede? Il nostro portachiavi dei Los Carnales. Cacchio, avrei preferito quello dei Saints o... sì, mi va bene, dai, sono contento. Poi, questo che dovrebbe essere il posto... oh, attenzione, dove scappate? Come le mettete queste cartoline? Poi, dicevo, il poster che è anche la mappa del gioco. Eccola qui, ma dietro abbiamo il poster vero e proprio. Però la mappa almeno ci dà già un'idea di com'è il mondo. Vediamola. Abbiamo tutta una grossa città che gira intorno a un laghetto con un ponte nel mezzo. La Marshall Tower si trova qui. Poi abbiamo Panther Rock, dove penso ci siano i Panteras. E non so dove potrebbero essere gli Idols. Forse a Smelterville, che credo di aver visto una roba simile nei trailer. Bella la mappina, bella, carina. Poi queste che stavano cercando di scappare, appunto, le cartoline che non pensavo fossero double face, ma abbiamo la Marshall, una. Poi abbiamo i Panteras, due. I Saints, tre, carina questa immagine mi piace. E infine gli Idols. Belle, belle, mi piacciono le cartoline che fanno vedere tutte e quattro le gang. Molto bellina questa. Ed infine questa che dovrebbe essere, se non ricordo male, la bandana o il foulard o quello che sia. Penso più un foulard, però la bandana è una roba vecchia. E eccola qui. Ah sì, era... è quello che... ok, un secondo, devo capire il verso. Sono un bandito! Vorrei fare il video con questo sul collo tutto il tempo a questo punto, ma ci sono 200 gradi fuori e vorrei vivere. Però carina, carina questa. E con questo abbiamo finito i bonus pre-order. Passiamo alla ciccia vera e propria. Prendiamo il nostro coltellino svizzero e delicatamente rompiamo la plastica. Ecco fatto.
via tutta questa plastica che uccide i delfini. E già stavo cercando di sfuggire, ma abbiamo la nostra confezione bellissima, bellissima, con questo che si sfila. Bella, bella la scatola di cartone così che anch'essa si sfila. E all'interno abbiamo altre cartoline, Dio mio. Abbiamo la cartolina del boss base. Ah, ma oddio, sono due set di cartoline. Aspetta, pensavo che fosse uno. Abbiamo la cartolina del boss base. Poi, e ci sono anche i dati sul retro. Nome sconosciuto, giustamente. Però c'è una B che penso stia per boss. E gli altri membri del gruppo dei Saints. Bellina questa. Queste cartoline sono belle, questa cosa qui è carina. Mentre l'altro set di cartoline sono delle cartoline vere e proprie, con sul retro anche delle scritte: Sant'Illeso, Sant'Illeso e Silver Gulch. Man, I'm so sorry, I haven't been in touch. Bisognerebbe leggerle tutte effettivamente, magari sul retro c'è scritto qualcosa anche di interessante. Poi abbiamo un altro, credo, posterone. Madonna mia, ma questo è grosso. Questo è anche bello al tatto. Questo è uno di quei poster di quelli veramente belli. E questo è lo stesso poster con la stessa immagine, però di una... Ah no, è un'altra immagine, è quella promozionale, di una certa qualità. E sul retro c'è anche un dinosauro. Bello questo, questo mi piace, perché è di qualità. Questo poster è veramente ottimo, è incredibile. Poi abbiamo il libretto con tutte quante le art del gioco. Bello questo artbook. Madonna, bello! Bello, mamma, guarda! Va che figo! Allora, ci sono alcune immagini che sono le stesse delle cartoline di prima, tipo questa. Però è figo, bello, mi piace. Ed infine, la steelbook con all'interno, aspetta prima che vedete il codice, i codici, neanche uno, il gioco per PS4. La steelbook mi piace, è carina. Anche l'interno, molto bello con tutte le armi fatte così. Ma, finalmente, signori, eccoci con Saints Row in mano. E mettiamolo all'interno della PlayStation. Facciamoci fare l'installazione del Day One, perché ovvio. E noi ci vediamo alle 16:30 con il primo episodio di Saints Row. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al primo episodio. Ciao a tutti.